Signore e signori, buonasera. Vi presento la fanfara dei bersaglieri Aminto Caretto di Melzo della sezione Angelo Pignarca. Siamo col presidente Centin, presidente della sezione Nardi Biella di Limbiate, che ha organizzato questa bellissima inaugurazione oggi per Expo Brianza, per la giornata del bersagliere. Tra l'altro Centin fa parte della famiglia più numerosa d'Italia dei bersaglieri. Cinque fratelli e due sorelle, cinque fratelli tutti bersaglieri. Noi siamo venuti dal Veneto qui a Milano nel 1956, sì, circa, via. E nel 1962, che il mio papà andava a giocare le bocce in un bar, e il titolare del bar era il capitano Biella. Il capitano Biella, parlando di più o meno di bersaglieri, il mio papà diceva: arriva a casa mio figlio dal militare, sarebbe stato mio fratello. Oh, bersaglieri, sì. Poi va a militare il secondo. Io sono della classe del 1941, nel 62 avevo 22 anni, e così il capitano Biella ha ideato di fondare questa sezione il 10 aprile 1962. Poi si è proseguito negli anni e la famiglia si è fatta più numerosa, la mia famiglia, i miei fratelli. Ed è venuto i cinque fratelli Centin, con il papà uno dei soci fondatori. Io ho portato avanti tutto questo in modo da festeggiare il meglio possibile questi nostri 50 anni, perché 50 anni sono, festeggiarli è una cosa meravigliosa. Io ho portato avanti queste due settimane, il più spero che per la cittadinanza e per i bersaglieri sia la cosa più bella possibile. Due settimane, una mostra nel comune di Limbiate, nel salone, il più bersaglieresca, oggetti bersaglieschi. Ho avuto molta soddisfazione di aver avuto molte visite, la visita delle scuole, in modo che sia un'istruzione anche per queste scuole, questi alunni che vedono questi oggetti, che capiscono la storia, perché la storia secondo me è lo specchio del futuro. Viva i bersaglieri, viva l'Italia! Thank you.
A nome del comitato promotore della 32esima Expo, c'è qui il presidente Crispa della nostra associazione, l'Associazione degli Argeni Limbiate. Volevamo così utilizzare questo momento particolare, volevamo proprio riconoscere al signor Centin Sergio un ruolo particolare, perché l'organizzazione non solo di questo momento ma di tutta quella che è stata la bellissima festa che i bersaglieri hanno fatto a Limbiate per il 50esimo dell'associazione Nardi Biella, insomma ci ha veramente colpiti, e quindi noi come comitato promotore volevamo utilizzare questo momento proprio per dare un riconoscimento al signor Sergio Centin, che se non merita per tutto quello che ha fatto in questi giorni e credo anche per tutto quello che ha fatto per la sua associazione. Volevo ringraziare l'Expo per la grandiosissima ospitalità che ci avete offerto. Grazie. Eccoci. Un applauso anche agli organizzatori. La prima Expo in Villa Bella, io ero là a suonare. E sono passati un po' di anni, poi l'ho fatto anche per diversi anni. Adesso mi sono ritirato a vita privata, non sono più, ma faccio sempre parte della musica. E già sono già un baluardo della prima edizione. Grazie, grazie.